Buongiorno! Ciao belli! Quest'oggi vi stiamo portando a visitare la bellissima Mara Ostica, che si trova ai piedi dell'altopiano di Asiago ed è a distanza più o meno equivalente tra i comuni di Breganze e Bassano del Grappa. Adesso vi facciamo vedere, già si intravedono le mura che si arrampicano sul Monte Pausolino. See us breaking down the barrier. Oh yeah. With the speed of light we cross. Mara Ostica, stiamo arrivando. Allora, ci stiamo dirigendo al castello superiore. Oggi abbiamo deciso che ci arriveremo in macchina, non lo abbiamo mai fatto, perché di solito ci siamo sempre arrampicati, però questa mattina, essendo che è un po' freschino, effettivamente ci sono 3 gradi, se ci possiamo risparmiare un po' di freddo, ben volentieri. Quindi vediamo se riusciamo ad arrivarci in macchina. Vedete, stiamo costeggiando praticamente le mura della città. We'll have a celebration to an unknown destination, can't you see? Guardate che meraviglia, là c'è una parte di altopiano innevato. Eccoci arrivati al nostro bellissimo castello. Quindi questo castello vi ricordo che nasce sul Monte Pausolino ed è stato eretto nel 1312. Le mura che vedete tutto intorno al castello e che circondano tutto questo enorme complesso sono state costruite nel 1372. Ecco, sì, abbiamo gli appunti. Abbiamo gli appunti e non ci ricordiamo più niente. Andiamo avanti. Allora ragazzi, noi siamo arrivati qui al castello superiore in auto, però c'è un altro sistema per raggiungere questa parte della collina, che è questo sentiero. Si chiama il percorso dei Carmini. Praticamente parte da giù, dalla piazza sottostante, e arriva arrampicandosi sopra la sommità della collina. Adesso lo percorreremo per scendere fino alla piazza degli Scacchi. Castellano, signori, dove vedete è mio. Quella là in fondo è la porta bassanese, che prende appunto il nome dal fatto che porta verso Bassano, mentre quella là in fondo che abbiamo appena oltrepassato, eccola là, è la porta Breganzina, ovvero in direzione verso Breganze. Ci stiamo avvicinando alla piazza degli Scacchi e davanti a noi si apre questo meraviglioso scorcio. Guardate che meraviglia. Questo che vedete è il castello inferiore, che si affaccia proprio sulla piazza degli Scacchi.
spade e di scacchi con personaggi viventi è stata istituita come ricorrenza nel 1923. E questa partita viene ispirata da un evento storico risalente al 1454. Non vi sono prove certe che possa essere la cosa vera, però comunque è una bella storia che vi racconteremo adesso. La partita degli scacchi si tiene ogni 2 anni, negli anni pari, viene effettuata nel secondo weekend del mese di settembre. E i personaggi sono tutti in costume storico e i costumi vengono conservati nel museo che si tiene proprio all'interno del castello inferiore. Mossa dell'alfiere! Fai la mossa del cavallo! No, è io la mossa della regina. Hola. Scacco matto! Questi sono i biglietti. Quanto costano? 8 euro. Più 8 euro.